no? C'è anche il papà che aveva l'ultimo che si vede qua. Era il 1955 quando mio nonno è morto per un incidente stradale. Era uno dei più forti alpinisti padovani e per questo un anno più tardi gli hanno dedicato un bivacco in cima all'Antelao, il bivacco Piero Cosi. Oggi quel bivacco non c'è più. L'Antelao è una montagna incredibile, è conosciuto come il re delle Dolomiti. È la cima più alta e il simbolo dell'intero calore. Sarà lì una vietta, sarà già stata lì una vietta. Allora, vietta. Il 12 novembre 2014 è stato un giorno tragico per questa montagna. Una grossissima frana che si è staccata da pochi metri dalla cima ha distrutto la via normale di salita e il bivacco Piero Cosi. Con la frana il bivacco è sceso a rotoli lungo il canalone Opel, una via di ghiaccio a 60 gradi che percorre il cuore dell'Antelao. Da qui mi è bagnata l'idea di ripercorrere con gli sci il percorso che ha fatto a rotoli il bivacco. Dopo una notte passata nel bivacco invernale del Rifugio Galassi, insieme al mio compare d'avventura Giovanni Zaccaria, siamo saliti lungo il canalone Menini per la variante Arnaldi fino alla cima dell'Antelao. E da qui, sci ai piedi, siamo scesi lungo il canalone Opel. E con tre doppi abbiamo realizzato il sogno di sciare. Antelao! Provi da paura! Ma che roba!